Fermi tutti, quelli mio, Via dalla torre! Evacuare, scendere di corsa! Ma come cosa succede? Ma che gli pare normale? Uno vede come pende! Come delizioso andare sulla carrozzella! Ugo Tognazzi, Gastone Moschin, Adolfo Celi, Renzo Montagnani. Ritornano gli amici di sempre, più scatenati e divertenti che mai in Amici miei, atto terzo. Una nuova serie di scherzi e zingarate per il divertimento di noi tutti. Valeria, tieni. E per me? Lo devi mettere nella minestra. Il profumo. Lei ha fenomeni di erezione mattutine al risveglio? Dio buono, sì. Fenomeno è proprio la parola giusta. Lei è tremendo, signor Lenzi. Le fa innamorare tutte, le fa innamorare. Magari a suo tempo tre per volta me ne facevo. Vai ora. Ma che tu fai? Fo che un centro, sembra ai centri e poi un centro. Ma se c'entra un tiro, c'entra. Guardi, le avevo ritagliato l'articolo sulle antiche leggende del Casentino. Ah, interessante. Ma se lei la supercazzola come se fosse prematurata anche di Cappotto, come di Casentino, che per lei come se fosse... Mi importa sega. Via. Ma cosa guardi? Non hai mai visto una ragazza? Sì, però ne ho vista prima una bionda, poi una nera. Questa è rossa. Ma quante sono? Tre, numero perfetto. Ma c'hanno 60 anni in tre, meno di te da solo. L'amore nasce nei modi e nei tempi più imprevisti. È un mistero, ma è sempre straordinario, sempre nuovo. Basta con questi programmi anticulturali. C'è un programma apposta per noi sulla terza età, che tratta dei nostri problemi sociali e umani. Il sederino del mio nonno materno è sempre bagnato e infiammato. Ma che cacchio di televisione gli è questa? Ma stia buono, è una telelibera. Che telelibera? Del culo libero. Insomma, la vuol piantare con questo suo fluido nero? Tagli addosso al film marrano! Fermatelo, fate qualcosa! Brutti bucaioli! Venite, venite, bambini! Fuori dalle strisce! Sulle strisce è pericoloso! Lei avrebbe paura a vendere l'anima al diavolo per riavere la giovinezza? Ricorda, fratello, che devi morire! A che ora? Assistenti agli inferi! Oh, chi sono queste due sacerdotesse sacri ficali? Chi poi che siano, sono le nipotine da parte di Fava del Sassarone. Ti vendi l'anima in eterno contro un secolo di giovinezza. Beh, trattiamo, anche 50 anni mi bastano. Dopo un giorno di lavoro, l'era stanco come un mulo. Me lo mise tre volte nel giorno. A Natale ogni scherzo vale. Parola dei nostri amici. Amici miei, atto terzo. Tra poco nei migliori cinema.